Per il nostro percorso Mercato della Terra della Biodiversità di San Giorgio Canavese siamo qui oggi con il sindaco di Castellamonte, Pasquale Mazza, che fa parte insieme al comune di San Giorgio e al comune di Ediè delle Tre Terre Canavesane. Castellamonte, la peculiarità di Castellamonte, la tradizione da sempre è la ceramica, partendo dalle pentole panciute chiamate tufei dove si facevano i fagioli. Parliamo Sì, della ceramica. parliamo di ceramica. Sì, beh, noi come avevamo promesso in campagna elettorale, l'obiettivo era quello di che attorno alla ceramica, che è il brand conosciuto della città di Castellamonte, in Italia e io direi anche nel mondo, per quelle poche cose che ho potuto fare fino ad oggi, assieme al mio consigliere delegato Claudio Bettaz. Noi abbiamo detto che attorno a questo brand avremmo cercato di costruire una buona parte dell'economia della città. Per cui ci stiamo muovendo in quella direzione. L'ultima iniziativa che abbiamo è quella di aver creato questo evento. Che mai è stato fatto durante la mostra della ceramica, che è Ceramics in Love, e che è un concorso internazionale dove mi dicono che qualche artista internazionale ha aderito, quindi stiamo cominciando a varcare i confini, ecco. Oltre a quello, ovviamente, e oltre alla mostra abbiamo una serie di altre iniziative. Il 20 maggio, il fine settimana del 20 maggio ci sarà Buongiorno Ceramica. Abbiamo questa ormai iniziativa dell'Associazione Italiana Città della Ceramica, che sono le scarpette rosse del 25 novembre, che pensiamo di riproporre, e dopodiché però vogliamo promuovere la ceramica anche dal punto di vista economico, cioè noi vogliamo che i nostri prodotti facciano anche da traino a tutte le altre alle attività, soprattutto alle attività commerciali che ci sono in città. Per cui stiamo studiando altre cose, altri progetti. In questo le Tre Terre Canavesane ovviamente sono una parte, io ritengo, rilevante del progetto. Tre Terre Canavesane è un progetto che è stato sviluppato, appunto, come ho detto prima, con i comuni di San Giorgio e di Ediè nella precedente amministrazione. Cosa ne pensa questa amministrazione Ma ne e come le pensa vede? bene, noi le cose ben fatte, come altre, delle altre fatte dalla precedente amministrazione, le teniamo in piedi, ci mancherebbe altro. Questa vogliamo anche potenziarla. Abbiamo iniziato un percorso con i sindaci, con Andrea Zanuso e Marco Succio, per cui stiamo lavorando, io so che ci sono una serie di iniziative fatte ad Aglie, a Castellamonte e a San Giorgio, che è appunto il mercatino della terra e della biodiversità, che si terrà a maggio, che è il fine settimana precedente a quello di Buongiorno Ceramica. Quindi, come vedete, insomma, stiamo cercando di lavorare assieme, ecco. Quindi una sinergia, un percorso che va Assolutamente. avanti, che unisce questi comuni del Assolutamente territorio sì. per la Assolutamente. valorizzazione, la tutela di quello che è il Sì. prodotto autoctono. Difatti il mercato della terra della biodiversità ha come tema, come filo conduttore, quest'anno autoctona. Quindi Certo, perché è una mia convinzione è da anni, tra l'altro, questa mia convinzione che adesso vedo comincia a prendere piede perché il piano strategico del Canavese, Turismo Torino, cioè noi dobbiamo fare sinergia di una serie di peculiarità che il nostro territorio ha. In questo caso abbiamo il Castello di Aglie, che comunque è una peculiarità. Abbiamo i prodotti che sono, che vengono, i prodotti che vengono prodotti appunto nel comune di San Giorgio. Abbiamo la ceramica a Castellamonte. Secondo me abbiamo i vini, abbiamo l'ambiente, che è una cosa importantissima. Abbiamo la natura, che è qui a due passi. Secondo me forse sarebbe anche bello ampliare ancora di più.
questo ragionamento, non fermarsi solo alle tre terre, noi stiamo facendo dei ragionamenti. Ringrazio il Sindaco Pasquale Mazza, continuate a seguire i nostri approfondimenti sul mercato della terra, della biodiversità, in programma il 12 e 13 maggio a San Giorgio Canavese.